Allora, Andrea Cavinato, domani Rovigo Petrarca, chi arriva da favorito? Ma sempre e comunque Rovigo gioca nel suo campo, sono i campioni d'Italia e i favoriti sono sempre loro, anche perché è inutile da nasconderlo, noi siamo una squadra semiprofessionale e loro sono professionisti, loro si allenano mattina e pomeriggio, noi abbiamo studenti, lavoratori, tanti studenti e non lavoratori a dire il vero. E perciò abbiamo un'impostazione, diciamo, societaria diversa. È una partita come le altre oppure no? Non può No, esserlo. assolutamente no, perché come ho detto a molti tuoi colleghi, finché non lo vivi personalmente non ti rendi conto che cos'è Petrarca Rovigo o Rovigo Petrarca, perché capisci solo quando ci sei dentro che è in assoluto il derby d'Italia, perché c'è tutta la storia del rugby italiano, c'è l'importanza delle forse le due più grandi squadre del rugby italiano, senza togliere niente a nessuno, sono 158 derby, non uno, c'è una rivalità tra due città molto vicine, c'è tutto, c'è proprio è il sapore del rugby, ci sono i colori di questo sport, c'è la passione di questo sport, c'è l'anima di questo sport all'interno di questa partita, è il rugby come veramente io penso vada inteso. C'è il rischio di arrivare un po' svuotati alla partita, proprio per la tensione diversa rispetto alle solite. Io credo di no, perché tra l'altro in classifica siamo due squadre che sono estremamente vicine, si dividono 3 punti, fino alla scorsa settimana erano davanti loro, adesso siamo davanti noi, non è assolutamente una partita dove c'è il rischio di arrivare svuotati, perché se arrivi svuotato vuol dire che non puoi giocare questa partita. Un'ultima domanda, la stessa che ho fatto anche al presidente Zambelli. Baratteresti una sconfitta in una partita così importante che segna comunque in qualche modo anche una stagione con, non voglio dire una vittoria nello scudetto, quantomeno l'ingresso alla finale? Ma ti firmo una cambiale subito, la firmo subito, perché alla fine per quanto una battaglia sia importante, l'importante è sempre vincere la guerra, poi sai, io a Rovigo nel bene e nel male, io amo Rovigo, amo la gente di Rovigo, perché sono per quanto poco, soprattutto il pubblico è il pubblico del rugby italiano, c'è poco da fare, non nascondiamoci. In più quando entro al Battaglini è sempre una sensazione difficilmente spiegabile, in più da quando si è dipinto il volto del mio grande amico e maestro Doro Quaglio sulla tribuna, è un'emozione ancora maggiore, ma comunque volentieri, ma subito, subito, subito. Per l'ingresso in finale molto probabilmente parterei anche mia moglie. Perfetto. Sto scherzando che non No, mi lo senta e so, questa immagino. sera dormo in terrazza, porca di te. Eh sì. Va bene, Andrea, ti ringrazio. Grazie a te Paolo, buona giornata.